Salve a tutti amici ascoltatori e benvenuti in questa nuova puntata di Luigi's Mansion. Se vi ricordate, nell'ultima puntata mi ero fatto scappare tutti i bu e inoltre ero ridotto in fin di vita a causa di quei fantasmi che mi intralciavano la strada. Ahimè, le cose non sono cambiate molto. I bu infatti ho deciso di catturarli tutti alla fine del gioco, insomma poco prima di battere il boss finale. Se ne ho lasciato qualcuno indietro, tornerò a prenderlo. Invece, per quanto riguarda la vita, ho un po' cercato in questi vasi qua, soltanto che non mi hanno dato molto. Appena un cuore, quindi niente da fare per oggi. Comunque, questa dovrebbe essere la sala da biliardo in cui troviamo il nostro caro amico, che dovrebbe con la sua stecca adesso colpire quelle palline facendole rimbalzare. Questa è una parte che mi ricordo molto bene, sia questa sia la stanza adesso vicina. Allora, poi lo dovremmo colpire con le sue stesse palline. Ecco qua. Ah no, dobbiamo prenderle quando sono in volo. Questo non me lo ricordavo invece. Ecco, sempre riesco a farmi fare una figuraccia in questa let's play. È incredibile, però. Vabbè. Comunque dovrebbero essere... Oddio. 3 colpi che quel fantasma deve fare per... Insomma, per essere poi catturato. Però... Ecco qua. Va a finire sempre male in qualche modo. E alla fine, spero di non far... Oddio, game over, ma sono sulla buona strada. Ecco qua. Oh, perfetto, un cuore. Magra consolazione. Oddio. No. Eccolo. Comunque siamo a 2. 2 su 3. Ci manca la terza pallina. E gli faremo vedere di che pasta siamo fatti. Eccola qua. Adesso colpiamolo senza farci colpire. Mannaggia lui. Cioè, è incredibile. Mi sono fatto colpire da tutte le palline. Non lo so come può succedere. Nel mio gioco normale non accade mai. Durante la let's play invece. Eccolo qua. Sempre così succede a noi youtuber, però. Proprio le peggio figure dobbiamo sempre fare, però. Poco importa, quello che importa è che riesca a finire il gioco senza troppi intoppi. Allora. Sta arrivando, eccolo lì. Adesso non mi dire che gliele dobbiamo lanciare tutte e tre, no, mi sembra solo una, infatti. Tutte e tre mi sembra eccessivo e io me la sono fatta pure sfuggire. Fuggire. Oh no! Mannaggia! Oh. Questo qua che è ancora molto semplice. Oh, in questi giorni è proprio incredibile. Quelli più difficili. Vabbè, lasciamo perdere. Quelli invece più facili mi sto facendo sconfiggere da tutti, insomma. Pure questo che dovrebbe essere in teoria uno dei più semplici. Oddio, ci si mette pure a aver media che spegne la televisione. È incredibile. Perché pure aver media ogni tanto ci si mette e fa spegnere la televisione mentre registro. Per un attimo fa un lampo in cui si vede tutto nero e quindi io non posso vedere mentre gioco. Oh, che sfortuna. Questa invece è sfortuna. Oh, non è che il resto non lo sia, però. Questo è più sfortuna di tutti. Comunque, dicevo, se ci si mette pure a ver media, proprio siamo freschi con questa let's play. Che, lo so, non è arrivare così a questo punto del gioco, con così poca vita, è proprio uno scempio, però... mamma mia, è anche la mia prima let's play, in fondo, commentata, naturalmente, però... Ah, ecco, soldi perché infatti c'è la stanza a fianco. Cioè, proprio con la porta collegata. Un diamante. Ah, comunque mi sono dimenticato di dirvi che in giardino, mentre annaffiavo le piante, ho trovato
un come si chiama? Uno smeraldo, ecco. Perfetto. E quindi ho guadagnato un bel po' di soldini. Che poi voi direte sicuramente, qualcuno di voi si sarà posto la domanda: ma che caspita mi servono tutti questi soldi? La risposta è molto facile. Però non ve la voglio dire, perché sennò vi rovinerei la sorpresa. Comunque, riguarda un extra dopo il gioco, quindi soldi possono essere considerati anche un extra. Come Tianjibu? Ma dove scappi, Tianjibu? Oh, è da tanto che non catturo un bu, dai, almeno tu. L'altra volta Jingle Bu. Eccetera, eccetera. Ne ho preso un altro, ma altri me li sono fatti sfuggire. Mannaggia, li recupererò alla fine. Poi se li incontro. Non vi ho detto che se li incontro, naturalmente, li prenderò prima della fine del gioco. Però prima dell'incontro con. Cioè molto prima dell'incontro con il boss finale, però. Se no, non è qua, anzi sì, era qua, però adesso facciamo proiettare. Adesso inizieranno a. Oddio. Mannaggia. Eccolo qua. Sembra uno mi sta aggredendo. No, sono solo mie. Perfetto. Mamma mia, ho tolto la parete lì che era la migliore per. Oddio, 33 proprio. Eccolo qua. Ecco qua, perfetto. Oddio, tu. Mamma mia, sono tremendi questi fantasmi però. Questo bisogna proprio dirlo perché non ti lasciano un attimo di tregua. Io già sono con una esigua quantità di vita, quindi. Spero di non dover ricominciare tutto. Oh no, 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 no. Ecco qua, perfetto. No. Perfetto. Mannaggia, poi appaiono in gruppo. L'unione fa la forza, infatti, si dice. E ti danno molto fastidio. Ecco qua. Devo assolutamente. No, oh, 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 oh. Oh, mamma mia. Mi sono fatto uccidere da questi, mannaggia. Eccolo, eccolo. Eccolo qua. Mi stavo quasi facendo uccidere. Dovrebbe essere tutto, spero. Mannaggia. Altro po' di vita mi sono fatto togliere. Guanto di Mario. Bleh, è un po' sudaticcio. Effettivamente, Mario non è che. Se li si è mai tolti i guanti né tutto il resto. Quindi siamo freschi. Proprio se vuoi un profumo Chanel numero 5. Lo dobbiamo consigliare. Ah, Shambu. Oh no! Mannaggia! Mi ha fregato! Oh! È andato pure di dietro dell'opera, ma. Sono terribili questi fantasmi. Le mie invenzioni sono brillanti, ha detto il professor Strambic. Comunque, apriamo qua, sperando. Perfetto. Perfetto, perfetto. Ma alcuni danno 5, altri danno 10 di vita. Questa non l'ho capita dei cuori. Comunque, va bene. Ecco qua, qui niente. Qui nulla. Qui niente di niente. Perfetto. La sala da biliardo è completamente vuota, quindi non abbiamo chance di prendere del cibo, dei cuori, scusatemi. Adesso, che porta abbiamo sbloccato per poter andare avanti? Giardino che però non serve a nulla. Le porte superiori. Un momento, abbiamo quella porta che non ho ancora visitato. Facciamolo immediatamente allora. Andiamo e rechiamoci all'ultimo piano. Spero di rincontrare qualche bu per strada perché sono davvero terribili i bu. Poi se uno se li perde,
Non tanto per voi perché io taglierei, però per me che mi devo mettere a ricercarli per tutto il palazzo diventa un lavoraccio davvero. Quindi spero di trovarli su tutti e subito. Ok. Perfetto, siamo. Ok. Non so come mai mi è sfuggito questa porta. Forse non ci ho fatto caso. Forse si è sbloccata proprio dopo. Comunque, non so se danno. Ok. Ah, qui c'è un'allegra signora. Ferruccia. Apriamo qua. Oh, signora, che le tieni tutti questi soldi? Quindi comunque questo è la cosa. Facciamo fare un po' d'aria. Perché non credo sia questo, però. Però non so, magari si possono nascondere anche lì qualcosa dei. C'è un vecchio diario ingiallito, lo vuoi leggere? Va bene. Che bello scherzetto che ho fatto oggi alla signora Petunia. È entrata nella vasca da bagno dopo che l'avevo riempita di ghiaccio preso dal freezer. Ha iniziato a tremare come un terremoto, tanto che mi sono venuti i rimorsi per un secondo. Ma la signora Petunia è un tipo tosto. Ha fatto una doccia calda e si è sentita rinascere. Dopo essersi scaldata non era neanche più furibonda. Sferruccia. Ah, è lei che fa gli scherzetti con la tipa nella vasca da bagno. Perfetto. Adesso. Oddio. Me l'ero scordato questo pezzo della nonnina che ci insegue. Oddio. Neanche si riesce a mettere dritta. Malissimo allora. Iniziamo proprio male, di male in peggio. Che se non ci riusciamo a raddrizzare, qui la nonnina ci fa a secchi proprio. E quindi dobbiamo assolutamente prevederla. No. E colpita. Adesso il secondo e poi il terzo. Oh. Ah, meno male che non fanno male perché ormai ci abbiamo esperienza. Oddio. C'ha la vista laser questa simpatica vecchietta. Però tra tutti i fantasmi devo dire lei è quella che a me risulta anche personalmente una dei più carini e simpatici. Perché poi sono tutti molto cattivi mentre lei fa questo aspetto così bonaccione, come si direbbe a Roma. Non so se anche nelle altre parti, in altre parti d'Italia, però. Oddio. Perfetto. Adesso prendiamola, allegra signora, perché. Eccoti qua. Spero di. Niente, lasciate le speranze voi che entrate. Ecco, meno male che lei almeno non è una di quelle che gli devi rilanciare tutto, poi eccetera, eccetera. Sei. Meno male, mi fa piacere. Che non debba. Mi dispiace signora, ma io devo assolutamente prendere dei qualcosa perché sto proprio senza vita, senza niente, quindi 29 appena. Mamma mia. Sono proprio messo male. Comunque, vediamo un po', questo apre. Quello come si fa a raggiungere? Aspetta. Perché questo è il primo piano, il piano terra. Queste stanze dice, le abbiamo già viste. Ah, ma sono sbloccate anche quelle altre, io non mi ero accorto di niente. Mannaggia, ma guarda un po'. Non mi ero accorto praticamente di nulla. Fognabù. Mamma mia, questo era il peggiore di tutti quanti, di nome. Puzzo puzzo, allora Fognabù, mamma mia. Ecco, non farti. Non fare il prezioso. Eccolo. Sta nel bagno. Perfetto. Voleva disturbare le allegre signore che stanno qui a. Stiamo usando le nostre migliori tecniche. Non stanno dando molti frutti, stiamo per morire. Lasciarci le penne proprio. Ecco, assorbiamo sti topini.
e cerchiamo di sconfiggere un po' di fantasmoni. Mannaggia. Quello è esplosivo, quindi state attenti. Guardate, chissà quante volte mi sono fatto fregare al mio primo gameplay. Voi direte, al mio primo si può fare tutto, mentre adesso che stai facendo la let's play, che è un altro gameplay, allora sì, dovresti far meglio. Però è comunque il mio secondo gameplay. E quindi io spero di far bene le cose, però potrei sbagliare, questo è chiaro. Comunque ho registrato abbastanza, quindi direi di stoppare la parte qui. Adesso mi vado a ricaricare. Poi non a ricaricare, purtroppo, ahimè non si può. Se no l'avrei già fatto da tempo. Comunque vado a salvare, ecco, questo invece. Per fortuna si può. Vado a rivedere se qui c'è come si prendeva quel cuore di cui vi ho parlato. Oddio, ma com'è possibile? Cioè, avete visto nella scorsa puntata? Non mi ero fatto distruggere mentre in questa, vabbè. Anch'io. Vabbè, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque lo so come cosa si deve fare. Quindi vi saluto tutti quanti e ci vedremo nella prossima puntata. Alla prossima.